Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato la variante urbanistica di Porta Est che detta le condizioni per la trasformazione dello scalo merci di Garibaldi. Quell'area diventerà una grande infrastruttura di trasporto sia per i mezzi su ferro che per gli autobus a lunga percorrenza. Sarà anche l'area di ingresso di una bretella dell'autostrada e a quota della strada l'intervento prevederà un progetto di rigenerazione urbana con funzioni terziarie, residenze, social housing e un grande parco urbano. È una variante molto importante perché consente di realizzare la più grande infrastruttura di intermodalità della nostra città. A quel punto l'area di Garibaldi diventa effettivamente la porta della città, ci si può arrivare con diversi mezzi, ci sarà un'ampia dotazione di parcheggi, si potrà prendere il treno, si potrà prendere l'autobus, si potranno prendere le metropolitane naturalmente e anche avere uno spazio alla quota della strada riqualificato con una grande area verde, giochi, spazi per i bambini, quindi in un'area dove oggi c'è una carenza molto forte di giardini e di spazi pubblici, quell'intervento consentirà di realizzare questo, insieme poi anche con la copertura del trincerone, che è la parte diciamo che oggi si vede dei binari interrati della Vesuviana, sempre da Piazza Garibaldi, anche quello spazio appunto verrà coperto e interrato e diventerà anche quello un unico spazio pubblico di qualità.